Buonasera Cruciani, mi hanno passato la telefonata, sono Paolo Papillo. Buonasera Cruciani. Come Papillo, sta? Papillo, che mi combina Papillo? Che mi combina, mi censura e io il filtro lo buco uguale quando voglio. Niente, posso esprimere il mio parere? Scusi, Papillo, come no? Lei può esprimere il parere che vuole, però perché questi trucchetti? Perché Papillo? Non mi fa mai entrare in diretta, adesso ho capito, ci sentono migliaia di persone. No, ma sì. Non mi fa mai entrare in diretta. Allora, aspetti un attimo, Marzia chi è? Marzia è una mia amica, una mia collaboratrice, c'ho anche i collaboratori adesso, sa? Pure. Esatto. Allora, vogliamo dire una cosa, informazione dal basso, vede che le faccio pure pubblicità, com'è? Grazie. Informazione. Vabbè, dica. No, lei mi attacca sempre, io invece le faccio pubblicità. Vede la differenza di stile? No, era caro, Cruciale, la differenza di stile sta nel fatto che lei ha un potere di censura nei miei confronti. Ma quale censura? La faccia finita. Ma comunque non vogliamo parlare di censura, se no. No, per carità, per carità. No, però Papillo, mi spieghi una cosa. Allora, come si chiama? informazionedalbasso.it. Sì. Senta, ultimamente l'ho sentita, l'ho sentita intervenire addirittura in una trasmissione sempre radiofonica, perché in televisione lei interviene poco, anche se riesce pure ad andare in televisione ogni tanto in qualche trasmissione dove ci sono le telefonate. In una trasmissione della Bonaccorti, o sbaglio? Esatto, sì, la Bonaccorti. Oh, io dico una cosa, lei che mestiere fa, Papillo? Io faccio l'autista. L'autista, questo lo sapevo. Autista di cosa? Di camion. Di camion. Ma dove lo trova il tempo di intervenire in tutte le trasmissioni della RAI private? Cioè, dove lo trova? Dove io ascolto informazione dalla mattina alla sera. Ma dove? Come? Quando lavora? Con la radio. Vabbè, quando lavoro, non è che lavoro 24 ore su 24. Ho capito, ma uno che ma lavora. Ma penso che ha poca importanza come trovo il no, tempo. No, come no? E come ha poca importanza? Ha importanza. Lei io l'ho soprannominata, forse sbagliando, per carità. No, ecco, lì un po' mi dà fastidio. Perché guarda. Le dà fastidio che la chiami il ma Paolini dalla radio? Io cerco di... Quando mi è consentito, e la ringrazio che stasera me lo sta consentendo, spero mi consenta anche ma guardi, di dire qualcosa. Guardi che io la vorrei tipo ospite fisso, forse non l'ha capito. Vabbè, perché non mi chiama? Perché, Papillo, perché a disposizione, se lei fosse... Beh, poi ci mettiamo d'accordo, comunque... No, non guarda, se... facciamo una cosa, Cruciani, guardi, io a volte ho un linguaggio un po' forte... Un no, po' ma lei fa bene avere un linguaggio forte, noi vogliamo linguaggi forti, un attimo solo. Ce l'hanno persone... Ho il traffico, non la voglio censurare, ho il traffico. Naturalmente non era il traffico, ma erano i canonici 30 secondi di interruzione delle 19:45. Allora, 800 24 00 24, abbiamo il nostro, come dire, incursore preferito qui da noi. Eccoci qui, Papillo. Allora. Papillo, senta un attimo, noi abbiamo un ospite d'eccezione. Io vorrei che lei facesse una domanda a questa persona. Se lei dovesse fare una domanda a Minzolini, che domanda farebbe a Minzolini? La prima domanda, la prima cosa che le viene in mente, qual è? La domanda è come si può confondere la professione di giornalista, inteso come persona che dà informazione, con né più né meno che essere un ufficio stampa, perché non, l'ufficio stampa trasmette in maniera acritica quello che gli viene detto di trasmettere. Cioè, quando la soluzione di Mills, guardi... quella deve fare la domanda, non una considerazione. Che domanda farebbe? Perché questa. Fa l'ufficio stampa e non il giornalista? Questa è la domanda? Sì, la domanda. La domanda non è una domanda di uno quanto fa uno più uno. Quindi se no, va male, bene, non dico che va male. Allora, la domanda è questa: perché fa l'ufficio stampa di Berlusconi e non il giornalista? C'è ancora Papillo lì? Sono qua, sì. Cioè, Papillo, allora lei sta con me tutta la sera, però sì. I tempi sono quelli, no? Detto io, no? Decido io. Prego? Decido io i tempi, no? Giusto? Posso? 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 Sì, cioè, ci poi mancherebbe. Lei è padrona di casa, io la ringrazio dell'ospitalità. Poi la faccio intervenire più tardi, cioè più tardi. Resti con me, 19:57, abbiamo i telegiornali, come lei sa bene, 800 24 00 24. Va bene, 22 minuti. Allora, Paolo Papillo, vogliamo parlare dell'inchiesta di Berlusconi, di Trani? Che ne pensi? Sì. Hai sentito oggi dai telegiornali? Seguendo... Hai sentito dai telegiornali le reazioni di Berlusconi, no, sui magistrati, no? Sì, io la sto seguendo molto attentamente, poi nel mio piccolo facciamo anche noi informazione, siamo parecchi oramai da quel punto di vista. Ma quanti collaboratori hai, Paolo? Allora, ti do del tu, visto che... Diamoci del tu. Ok. No, beh, collaboratori saltuari, non è che c'è qualcuno a libro paga, però insomma il giro si sta ampliando, c'è parecchia voglia di parlare, di dire le cose senza peli sulla lingua. A volte mi rendo conto che tocca alzare la voce per farsi ascoltare, perché gli spazi che abbiamo sono molto limitati, però la cosa sta andando abbastanza bene. Allora, vabbè, Berlusconi che dice? Ma Berlusconi, insomma... guarda, io stavo leggendo adesso, in questo momento ero fino a 10 minuti fa, ero davanti a un monitor, stavo leggendo che ha dichiarato poco fa, crede, un lancio di Repubblica, che i giudici gli impediscono di raccontare dei suoi successi.
Adesso io dico, a questo punto dico meno male, perché io Berlusconi me lo trovo anche che mi esce dalla tazza del water fra un attimino, dico, perché lo trovo dappertutto. E, oltretutto, parlare dei suoi successi a senso unico, cioè, allora uno può raccontare quello che vuole, e infatti racconta quello che vuole. Appena uno si alza per fargli una domanda, interviene il ministro della difesa dei fatti loro e lo caccia fuori. Vabbè, cioè, su quello torniamo a lei, Papillo. Su quello io non sono d'accordo, però sì, torniamo a lei, così mi va. Ci ho ripensato. Come vuole per me, no, ho capito, però su quello lei non sarà un po' invidioso di cosa, no? Di Carlo Magno, no? No, assolutamente no. L'intemerata di Carlo Maglio, no? Ma non mi interessa il problema è che li metti più in difficoltà qualora hai il tempo di argomentare. Questo non ha avuto neanche il tempo di argomentare, cioè io mi riconosco a modo di fare di informazione qual è il suo modello? Il suo modello, Papillo, qual è? Perché non dobbiamo dimenticarci che Paolo Papillo appunto è un camionista, posso dire, un autista, anzi, un autista il quale fa un'informazione un po' garibaldina, diciamo, la posso chiamare così, non è un insulto. Penso che sia un complimento. No, un'informazione un po' garibaldina, con intrusioni, soprattutto in trasmissione, ma poi anche con contributi. Ogni tanto riesce a beccare col telefonino dei politici e picchia duro. Allora, voglio far ascoltare una delle ultime intrusioni di Papillo. Andiamo. Paolo da Pistoia. Buonasera, Paolo. Buonasera. E questo è il tempo della censura. Spero non mi vogliate censurare, ovviamente. Questo è il tempo dove un presidente del Consiglio e un ministro aggrediscono e cacciano fisicamente da una conferenza stampa un giornalista. Sì, però questa è un'altra analisi del tempo. Io, Paolo, ascolti a me, Paolo. Mi deve far finire, sennò censura, Allora, i giornalisti non reagiscono, rimangono lì. Questo è il tempo dove l'arroganza e la prepotenza comandano e la gente vigliaccamente sta zitta. Sì, allora adesso faccia parlare me. Altro intervento di Papillo dalla Buonaccordi. Pronto? Sì, prego. Però mi avete tolto l'audio, scusi. No. Non è neanche giù. No. Quanto parla? Non è stato tolto l'audio. La regia ha tolto l'audio. È stato tolto l'audio? No, mi dicono di no. Vabbè, è che sono pazzo, io me lo invento. Se concludo, la ringrazio per l'ospitalità. Allora, ci sono i filmati che parlano. Allora, Papillo, però, è proprio quella trasmissione, ma è una trasmissione tranquilla, pure in quella trasmissione, poi sempre questa fissazione della censura. Guardi che se io dico che mettono l'audio superiore all'ascoltatore come volume, è vero, no? Cioè, perché devo mentire? Ho capito, ma non è che la vogliono censurare, perché magari nell'economia... Guardi che sono anni che ci sentiamo, la seguo, conosco i trucchi, oramai potrei sostenere in attività. Ma insomma, perché è andata a rompere le scatole alla Buonaccordi? Rompo le scatole a chi voglio, ma dove sta scritto che non si possono rompere scatole? No, ma lo dico scherzosamente, ma io altrettanto scherzosamente gli rispondo. Cioè, allora, le trasmissioni della RAI, oramai anche quelle che facevano informazione, quelle che hanno chiuse, è unico precedente nei paesi occidentali, quelle altre si occupano, la sera prima parlavano della vista, poi dell'olfatto, mancava il sesso degli angeli e poi ce l'abbiamo. Ho capito, ma la Buonaccordi non è che parla di politica, non è che può pretendere. Parlano di temi sociali, comunque hanno eliminato anche quelli perché la crisi non c'è. Lei vuole intervenire invece sempre sulla, cos'era l'intervento che voleva fare dalla Buonaccordi? Là, sulla russa, sul ministro. Ma io l'ho buttato lì, ma guardi che io mi è venuto in mente, io l'ho buttato lì. Non è che io vado a braccio, non ho neanche bisogno, rispetto, guardi, alla mediocrità dei nostri politici, gente semplice come me, a volte ha molte più cose da dire a braccio, senza scriversi nulla. Ho capito. Di chi si va lì e si prepara il discorso, le panzane come quell'altro che oggi mi ha letto il messaggio a Reti Unificate, che il partito dell'amore chissà quanti. Ma non è a Reti Unificate, è sul sito del PDL, che Reti Unificate, ho capito, ma lo stanno rilanciando tutte le televisioni. Ho capito, ogni parola che Berlusconi... Il partito Cruciani, ma scusami un attimo, il partito dell'amore, ma ci saranno stati diabetici, sono andati in crisi iperglicemica, è vomitevole sostenere queste cose qua, ma veramente ci ha preso per una banda di scemi questo qui. È una banda Marchi della politica, sparano cazzate a milioni di persone, trovano milioni di persone che se le bevono, è così. Non so se la pagina che tiene su Facebook è sua personalmente. No, io non tengo nessuna pagina, dunque non è mia quella pagina che tengo. Ah, ok, lì ho visto Papillo che è veramente fuori di testa completamente. No, ma Papillo è qui con noi. Papillo, ha sentito? Vabbè, io sono fuori di testa, invece il signore che vuole eliminare le trasmissioni televisive di approfondimento ha un concetto di democrazia che è pari.
quindi è meglio che si mangia la pizza, a me non dice cazzate. No, attenzione, Papillo, però se vuole restare qui. Ma no, mi scusi, però sento una. Ho capito, ma se vuole, ho capito, ma non ha detto niente di particolare, ha detto che è fuori di testa. Vabbè, ma lei risponda in maniera. Lei, Papillo, è abituato come tutti gli altri a sentirsi la cantilena, questa storia della democrazia. Ma cantilena, ma non è vero. Ma dai, ma quale democrazia in pericolo? Ma se si c'è. Va bene. Quale democrazia in pericolo? Ma gli danno addosso tutti quanti dalla mattina alla sera. Ha ragione, Papillo, su questo ha ragione Michele. Abbia pazienza. Calma con le parole. No, scusi, ma. No, però su questo ha ragione Michele, Papillo. Mi viene da ridere sentire tutti i giorni. La democrazia, sulla democrazia sto dalla parte di Michele, Papillo. Ma se non vuole Santoro. Ma lasci per lui, ma Michele dice che non gli piace Santoro. Sarà padrone, sarà il grande fratello, è questo che non riuscite a capire. Ma si guarderà un'altra cosa, si guarderà un'altra cosa. Ma pensano che se uno non guardi il travaglio del tuo Santoro, sia un idiota completo.